Isola dei Famosi, chi è Francesco Benigno, il naufrago ritardatario, l'autoannuncio e la lettera della moglie. Questa sera ha annunciato il suo approdo in Honduras, anche se ufficialmente tutto tace. Scopriamo chi è il nuovo concorrente del reality Mediaset e cosa fa oggi. Si era autoannunciato già in tempi non sospetti, e stasera dovrebbe arrivare. È Francesco Benigno, attore di film, e non solo, che stasera, pare, sbarcherà all'Isola dei Famosi 2024. Una sorta di naufrago in ritardo, il 14esimo, che entrerà a giochi già iniziati, ma potrà certamente dare uno scossone alle prime dinamiche che stanno iniziando a nascere. Vediamo allora chi è Francesco Benigno, cosa fa oggi, la sua vita privata e tanto altro ancora. Qui sotto i dettagli. Francesco Benigno, il naufrago ritardatario. Lo ha detto via social, Francesco Benigno, e noi gli crediamo. Arriverà come concorrente dell'Isola dei Famosi, stasera, ma il suo approdo è ancora avvolto da una insolita patina di mistero. Di lui si sa che è un attore di film e fiction. Nato nel 1967 e piuttosto attivo sui social, su Instagram conta diverse migliaia di followers. Ha avuto una carriera lunghissima nel cinema, recitando in film indimenticabili come Mary per sempre, Ragazzi fuori, Vacanze di Natale 91, Miracolo italiano, Tutte le donne della mia vita e L'ora legale. Poi le apparizioni in fiction di peso, come La Piovra 7, Un posto al sole e Don Matteo. Quella di Benigno all'Isola, però, non sarà la sua prima apparizione in un reality TV. Nel 2005 fu nel cast della seconda edizione della Fattoria di Barbara D'Urso. Ora continua il percorso con un altro pilastro dell'intrattenimento in Italia. E così, sui social. Commentava pochi giorni fa la notizia del suo sbarco imminente. Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all'Isola insieme agli altri. Ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo su Percoccolato. Grazie agli autori. La moglie, i figli e le lettere, toccanti, di auguri. Francesco Benigno si è sposato, nel 2021, dopo 7 anni di fidanzamento, con l'attrice Valentina Magazzù. Insieme hanno 3 figli, Manuele e Giuseppe, avuti però da precedenti relazioni, e i giovani Roderico Tiago, nato dal loro amore il 23 agosto del 2023. Prima della partenza per l'Honduras, sia la moglie che uno dei figli, Giuseppe, hanno deciso di fare una sorpresa a Francesco, dedicandogli 2 lettere rese pubbliche per la gioia dei fan. Ogni qualvolta ti concentrerai sul suono del mare, ha scritto commossa Valentina, sappi che io sono lì amore mio. Nel rumore delle onde, nell'acqua che lambisce la spiaggia e che ti bagna la pelle. Sì. In quelle onde a volte chiassose e pazzerelle come me, che spruzzeranno gli schizzi d'acqua fino a farti sorridere, e altre volte dolci e sensuali da avvertirmi tutte le notti che trascorrerai su quell'isola, permettendomi di avvolgerti di me. Il figlio Giuseppe, infine, è stato altrettanto tenero con Benigno. Papà, ha scritto via social. Volevo spendere 2 parole per te. Per questa tua avventura sappi che sono e sarò sempre con te, ti seguirò tutto il tempo e sarai nei miei pensieri, metticela tutta e sono sicuro andrai alla grande e io ti ferò e ti difenderò fino all'ultimo minuto di questa tua esperienza, TVB, sai che non ti cambierei mai con nessun altro padre al mondo, sei il migliore. Un inizio più propizio, per Francesco, davvero non poteva.